Questo programma è offerto da Buonasera amici sportivi da Gianluca Leo e Paola Verrazzo. Buonasera a tutti. E torna come sempre l'appuntamento con Controfuga come ogni martedì sera. Questa sera parleremo del Posillipo impegnato nella Final Four di Coppa Italia. Acqua Chiara e Canottieri invece pronte per il rush finale, per la corsa alla quinta posizione in classifica, a due settimane di distanza dalla stracittadina, dal derby del Vesuvio. Chiaramente Paola, questo è soltanto l'inizio. Sì, parleremo anche di Serie B, perché Serie B insomma al giro di boa è tutto fermo nel campionato cadetto, anche se gli appuntamenti con le due squadre, con Del Boa, Aquavion e Cesport, torneranno questo weekend con le sfide di Latina e Taranto. Sì, parleremo di tutto quello che concerne la pallanuoto napoletana, andiamo a conoscere i nostri ospiti. Sì, lo faremo con loro, con lui è l'ariete offensivo della Carpisa Yamamaya Acqua Chiara, prelevato due stagioni fa dal Camogli. Buonasera al centro boa biancazzurro Sasha Sadovi. Buonasera. Ed è una delle belle speranze sulle quali si fonderà il futuro del Circolo Canottieri Napoli, attaccante classe 95. Buonasera a Matteo Morelli. Buonasera. Ed è tornato nel salottino di Controfuga l'amico e giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabrizio Napoli. Buonasera. Tante soddisfazioni per lui alla guida della società di cui è presidente. Buonasera, dirigente numero uno della Del Boa Aquavion, Fabio Coda. Buonasera. Ed è alla sua prima esperienza in Serie B nella società del presidente Esposito. Buonasera al portiere, anche lui classe 95 della Zurich Barbato Cesport, Gianluca Illuminato. Buonasera. E questa sera è presente in studio una nutrita, una folta, la squadra di pallanuoto giovanile della Del Boa Aquavion, accompagnata dal tecnico Peppe Testa. Buonasera ragazzi. Buonasera ragazzi.
E voliamo, andiamo subito speditissimi a dare un'occhiata alla classifica di Serie A1 maschile con l'aiuto della grafica. C'è sempre il Prorecco che guida la classifica con 51 punti, seguito dal Brescia 49, Posillipo 40, Savona 36, Acqua Chiara 30, Canottieri 28, Como 22, Lazio, Bogliasco e Florenzia sono a quota 18, Promogest quota 12, il Nervi sempre fermo a quota 0 punti. Andiamo subito a vedere anche il prossimo turno di Serie A1 maschile, il Prorecco contro Savona, Canottieri Florenzia, Promogest Acqua Chiara, Nervi Como, Lazio Brescia, Bogliasco Posillipo. Ed allora Gianluca, cominciamo subito a parlare di campionato, andiamo subito a vedere quali saranno insomma i prossimi impegni delle tre sorelle napoletane, Acqua Chiara, Canottieri e Posillipo. Vediamo il servizio. Riprenderà sabato dopo il turno di stop la Serie A1 maschile con Acqua Chiara, Canottieri e Posillipo impegnate nella lotta playoff. Arrivati a questo momento della stagione a sole 4 gare dal termine della regular season, il minimo passo falso potrebbe compromettere il piazzamento nella fase playoff con conseguente complicanza nel cammino verso l'Europa. Il Posillipo, la meglio classificata finora delle tre partenopee, volerà in Liguria a Bogliasco in una gara da un alto quoziente di difficoltà, al di là del fatto che quella bogliaschina sia un'ottima compagine storicamente. Gli incroci con i biancazzurri hanno sempre riservato non pochi problemi al circolo Posillipo, che stavolta si presenterà alla Vassallo da terza della classe, si spera in un recupero del capitano Gallo assente ormai da oltre un mese. La Carpisa Yamame Acqua Chiara sarà di scena in terra sarda contro la Promogest dell'ex Cesare Russo. I biancoverdi, a caccia di punti salvezza, cercheranno di allungare il periodo negativo dei biancazzurri in campionato provando ad uscire ilesi. Acqua Chiara, che sarà priva di Scotti Galletta, operatosi la scorsa settimana al Malleolo, per lui almeno 3 settimane di stop, ma recupererà in extremis Sadovi, che da domani potrà tornare in acqua dopo l'operazione all'arcata sopraccigliare. I giallorossi della Canottieri, a soli 2 lunghezze dai cugini dell'Acqua Chiara, sperano in un passo falso dei biancazzurri e ad una contemporanea vittoria contro la Florenzia per provare il sorpasso. La squadra gigliata, nonostante un inizio di campionato difficile, si è ripresa conquistando 18 punti, 10 in meno dei giallorossi, e vorrà mettere in cassaforte la salvezza compiendo l'impresa alla Scandone di Napoli, dove finora la Canottieri ha perso solo 3 volte. Parte dunque sabato il rush finale delle formazioni napoletane a caccia di una posizione utile in ottica playoff scudetto. Partiamo con l'Acqua Chiara. Sasha, pienamente recuperato, sei tornato in acqua, sarai del match sabato prossimo, volerete a Cagliari in terra sarda per affrontare la Promogest, che in ottica salvezza ha bisogno di punti. Sì, sappiamo che è una partita sicuramente difficile per noi, anche perché visto la classifica del Cagliari devono fare assolutamente 3 punti, e partiamo venerdì e andiamo giù sapendo di fare una grande partita per conquistare 3 punti. Ecco, e poi bisogna sicuramente trovare una vittoria, perché in campionato venite da 3 sconfitte consecutive, quindi una vittoria che vi possa rilanciare proprio in ottica campionato. Eh sì, dobbiamo ritrovare il morale, anche perché comunque adesso c'è il rush finale dove sicuramente possiamo fare bene. E penso che comunque siamo una squadra, un'ottima squadra in tutti i settori, insomma possiamo giocarci al meglio i playoff. I maggiori pericoli, Sasha, potrebbero arrivare dal tuo collega Tomasic, che all'andata segnò 4 reti, come la vedi tu? Eh sì, un grande giocatore che ha giocato anche all'estero diversi campionati, in Spagna, in Francia mi sembra. Ma ti dico, sicuramente rilevare il ruolo di Klikovac a Cagliari è stato difficile, però è un grande giocatore, dovremo sicuramente marcarlo al meglio, anche perché in difesa siamo corti adesso, con Andrea fuori, Marco comunque a mezzo servizio col lavoro importante che fa, andiamo sicuramente a arginare questi nostri deficit. Poi tra l'altro nella gara d'andata ricordo anche una grande prestazione di Carlo Simonetti, un poker di reti alla Scandone contro l'Acqua Chiara. Gianluca, Acqua Chiara che però arriva dalla vittoria in Coppa contro il Volgograd, una prova di forza, una prova di maturità, che forse, ecco, proprio tralasciando l'ultima sconfitta in ordine temporale con la Prorecco, questa vittoria col Volgograd potrà dare rilancio per il campionato, per la Serie 1. E poi ti chiedo anche che cosa è mancato secondo te a questa Acqua Chiara nel corso di queste ultime gare? Allora, sicuramente la vittoria col Volgograd ha dato moltissimo entusiasmo. Il problema è che subito dopo la Coppa c'è stato il Recco, che comunque è strettamente superiore a chiunque ormai in Italia, questo è poco ma sicuro.
probabilmente comunque la trasferta a Cagliari non sarà facile, però i tre punti servono anche per allontanare la Cannottieri dietro e per creare comunque un po' di pericolo anche al Posillipo e provare un piazzamento per i playoff sicuramente migliore di un quinto posto. Per quanto riguarda appunto cosa è mancato, sicuramente la sfortuna ha fatto la sua parte, cioè troppi infortunati. Però io penso che comunque alla fine la rosa era completa. Forse l'acquisto di Drašković che non ha dato l'incisione che ci si aspettava, però comunque anche con la nazionale ha giocato bene. Alla fine io penso che solo un po' di sfortuna sia stata complice per questa stagione non troppo positiva. Fabrizio, invece il Posillipo giocherà sabato contro il Bogliasco, che è una squadra difficile. Tu come la vedi questa partita? Non è una partita facile, ma più che altro perché il Posillipo viene da un periodo, diciamo, un po', forse il periodo più peggiore, insomma, della sua stagione, almeno dal punto di vista del gioco. Ha vinto l'ultima partita, però ha giocato molto male. L'eliminazione con la Mladost nella semifinale di Eurocup pesa comunque. Quella era una manifestazione sulla quale il Posillipo puntava tanto, poteva tornare a una finale dopo 9 anni e forse la squadra da quel punto di vista ha accusato un po' un contraccolpo probabilmente. Vincere a Bogliasco sarebbe insomma una bella svolta, significherebbe dare una svolta, tornare a pensare positivo in vista della finale di stagione con i playoff. Insomma, il Posillipo sicuramente non è probabilmente una squadra che può puntare a competere con la Pro Recco, con il Brescia, però è una squadra che può dare parecchio fastidio. Abbiamo visto le stesse partite con il Brescia in campionato, insomma, è riuscito a fare molto molto bene. Naturalmente la cosa che penso prema di più in questo momento in casa del Posillipo è recuperare Valentino Gallo, che è un giocatore assolutamente indispensabile, si è visto proprio nella semifinale con la Mladost di ritorno, e penso che dal suo recupero dipenderà le ambizioni del Posillipo in questo finale di campionato. Matteo, invece compito difficile sarà anche per voi, perché se l'Acqua Chiara vola a Cagliari a sfidare la Promoges in piena lotta a salvezza, anche voi affronterete una squadra che ha bisogno di punti proprio per la salvezza matematica, che è la Florenzia. Non sarà una gara facile alla Scandone. Sì, sicuramente giochiamo con una squadra con la quale abbiamo perso all'andata. È una squadra che verrà a Napoli sicuramente per conquistare i 3 punti e salvarsi quasi matematicamente. Dipende anche dal risultato del Cagliari proprio contro l'Acqua Chiara. È una squadra che è molto simile alla nostra, perché anche loro sono pieni di giovani come noi, e dobbiamo stare attenti ai loro 2 stranieri che sono molto giovani, di cui uno è 94, un australiano. Il portiere anche è molto bravo, Mugelli, e poi sono giocatori come Coppoli che nel giro della nazionale. Però sono convinto che se giochiamo bene, come sappiamo, riusciremo a portare a casa i 3 punti. Infatti i pericoli maggiori potranno arrivare proprio da questi che hai nominato, più qualche giocatore d'esperienza come Andrea Di Fulvio, oppure lo stesso il mancino Giacomo Bini. Saranno Gobbi, classe 88, saranno loro, diciamo, un pochino a potervi impensierire, quindi bisogna stare attenti a loro. Ed è una gara importante perché 2 punti sopra c'è l'Acqua Chiara, quindi una vittoria potrebbe farvi arrivare al derby con la possibilità concreta di, insomma, scavalcarli. Sì. Sicuramente dobbiamo prima provare a consolidare questo 6° posto, anche perché il Como giocherà a Nervi, quindi molto probabilmente riuscirà a fare sui 3 punti. Però proviamo prima a consolidare questo 6° posto e poi, se il 5° posto, diciamo, è raggiungibile, perché no? Hai visto, Fabio, noi in una scorsa puntata, ricordo quando venisti ospite, proprio tu dicevi, secondo te la Cannottieri, nonostante la salvezza acquisita, non avrebbe mollato nemmeno di un centimetro. Alla fine così è stato, perché lo dimostrano le vittorie ad esempio proprio contro il Como. Sì, ma infatti io l'ho detto. Io ogni volta che vedo la Cannottieri vedo che comunque si diverte in acqua, almeno quella è la sensazione che ho dall'esterno. È chiaro che loro si conoscono bene, si sanno, diciamo, ti ripeto, parlo dall'esterno perché non vivo lo spogliatoio, non so quello che succede, però mi sa che giocano a memoria, cioè, quindi sono sicuri di quello che fanno. È chiaro che qualche errore ci può essere, e io ribadisco sempre che se guardi sempre tutte le partite della Cannottieri, arriva al terzo tempo, hanno sempre vinto, hanno perso il quarto tempo, questo è mancanza di forza, di esperienza, penso. Però io sono convinto, e attenzione, non è, mi fa piacere, sono simpatizzante della Cannottieri, tifo per l'Acqua Chiara e tifo per il Posillipo, però io l'ho detto al primo momento che secondo me è come sono situati oggi, non hanno niente da perdere, hanno dimostrato tutta la loro forza.
quindi vanno a giocare su velluto, secondo me, e il risultato sarà sicuramente positivo. A differenza magari, ecco, dell'Acqua Chiara, che l'anno scorso, che ha fatto tantissimo, cioè ha dimostrato veramente di essere quella che è, una grandissima squadra. 3-4 partite che beccano un po' così, può scendere un po' il lato, sai, emotivo, però io sono convinto che anche loro possono andare là tranquilli, insomma, della loro forza. Va bene, e noi ci fermiamo, ma sì, soltanto per qualche istante, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. E allora, Posillipo in una settimana di fuoco, perché si stanno disputando proprio stasera e domani le sfide di Final Four di Coppa Italia, sabato gara a Bogliasco. Allora noi andiamo subito in collegamento telefonico col capitano dei Rossoverdi, Valentino Gallo. Ciao Valentino. Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, buonasera Valentino, in studio con noi illuminato Fabio Coda, Fabrizio Napoli, Matteo Morelli, e poi c'è un Sasha Sadovi con una gran mise, guarda, elegantissimo. Ah, sono curioso di vederlo, guarda. Ciao Sasha, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora Vale, sì, ti chiedo subito, Posillipo impegnato in questa Final Four di Coppa Italia, sì, sulla carta, perché parliamo sempre sulla carta, in acqua è tutto da vedere, le favoritissime per la finalissima o quantomeno la vittoria finale sono le due finaliste dello scorso anno, Recco e Brescia, ma sì, tu chi vedi favorite tra le due? Io vedo sempre favorito il Recco, comunque dopo aver cambiato allenatore sicuramente l'atteggiamento generale della squadra anche cambiato, perché adesso comunque i ragazzi vogliono dimostrare che, diciamo, la scelta del cambio è stata comunque a loro congeniale, quindi sicuramente ognuno di loro darà il 100% in queste competizioni. E poi sono sicuramente una squadra abituata ad affrontare degli impegni importanti come le finali, come può essere una finale, quindi sono più abituati secondo me a questo genere di palcoscenico. Valentino, quindi, sabato sì, avevi finito, scusami? Sì, ho finito, prego, okay, dimmi. Ok, no, volevo chiederti del Bogliasco, perché sabato incontrerete proprio il Bogliasco. Che cosa, sì, che partita sarà e che cosa dovrete fare per spuntarla in Liguria? La trasferta in Bogliasco per noi storicamente è stata sempre insidiosa, ma per molte squadre lo è, perché anche perché il Bogliasco comunque in casa trova sempre quelle motivazioni in più che lo aiutano, insomma, a giocare meglio. Quindi non è una trasferta facile, io so che comunque Camilleri non so se è in forze, e sicuramente Guidaldi non sarà fuori gioco perché comunque si è operato al dito. Quindi comunque sono due elementi importanti, molto pesanti come assenze per la formazione biancazzurra. E noi però, vabbè, ci sono io, che comunque ancora sono mezzo infortunato, e poi c'è Paride squalificato, quindi comunque anche noi siamo senza due uomini abbastanza importanti per il gruppo. Però penso che pesino più queste due assenze al Bogliasco che comunque a noi, che abbiamo una formazione più completa. Quindi sarà una bella partita, però mi aspetto un grande Posillipo nonostante le due assenze. Ecco Valentino, martedì scorso la nazionale italiana ha sfidato in World League il Montenegro, sì, ma vorrei chiederti un parere su questi esperimenti che sta compiendo Campagna, su questi giovani che si stanno inserendo in questa squadra. Sono dei giovani molto validi, anche perché comunque sono 3-4 ragazzi proprio giovanissimi del 94-95 che comunque fanno parte di una formazione che ha vinto il mondiale juniores, quindi comunque nella loro categoria sono il top, sono dei top player, quindi meritano lo spazio che Sandro gli sta dando e stanno comunque dimostrando di poter giocare bene anche comunque in nazionale maggiore. Ci vuole tempo sicuramente per la loro crescita, però sono dei giovani molto interessanti su cui è obbligatorio puntare, penso. Quindi, e poi sono anche comunque inseriti molto bene nel gruppo, quindi questo è importante anche per loro, per il futuro, ecco. Ok, Valentino, grazie mille, ti ringrazio, ti facciamo un grosso in bocca al lupo, speriamo di rivederti presto in acqua. Crepi il lupo, sì, speriamo bene, io spero non questa settimana ma la prossima già di essere
almeno in panchina per fare almeno un tempo. Speriamo che le visite mediche diano un responso positivo, perché ci tengo davvero. Dai, ti aspettiamo in piscina, ragazzi, allora, un abbraccio. Grazie ancora, un abbraccio a tutti. Ciao Ale, ciao. E allora, queste le parole di Valentino Gallo. Abbiamo chiuso con questa domanda sulla nazionale italiana. Noi, proprio in occasione della sfida tra Acqua Chiara e Prorecco, siamo andati ad ascoltare Stefano Tempesti, capitano della nazionale italiana del Settebello e anche della Prorecco, che ci ha parlato proprio di queste nuove leve inserite nel Settebello di Sandro Campagna, in una intervista, in uno stralcio di intervista che andiamo a riproporvi. Prego. Stefano, ti voglio chiedere di questo inserimento dei tanti giovani nel Settebello di Sandro Campagna, come ti stanno sembrando, con quale maturità stanno approcciando anche a queste partite di World League? I ragazzi hanno una gran voglia di emergere, si impegnano molto in un mondo che è difficile, perché quello della nazionale è maggiore, vede un grandissimo salto di qualità da fare per poter competere con i più grandi. L'impegno c'è, la volontà da parte di tutti, a partire dall'allenatore, a tutti quanti, di far emergere questi ragazzi. C'è, quindi staremo a vedere per il futuro, le premesse ci sono, il cammino è lungo. E qui abbiamo uno dei protagonisti di questa nazionale italiana, che è Sascha Sadovi. Sascha, ti voglio subito chiedere un po' che clima si respira in questa nuova nazionale che sta facendo almeno a meno di alcuni senatori che hanno vinto il mondiale, sono vicecampioni olimpici. Tu sei uno dei punti fissi di questo Settebello di Sandro Campagna. Vi state alternando insieme ad altri tuoi colleghi come Giovanni Bianco, lo stesso Fabio Baraldi. Sì, Sandro sta provando in diversi ruoli diversi giocatori, e ti dico, soprattutto l'annata del 94 sta facendo molto bene, tra cui ti dico c'è Fondelli, Presciutti, Di Fulvio, che sono penso tre giocatori che per il prossimo decennio sarà in punta stabile nella nazionale. Poi adesso sta facendo molto bene Fabio col club, perciò merita di essere a fare il vice di Matteo. E niente, ecco, faccio un grosso in bocca al lupo per gli europei di quest'estate. Ma scusami, da come stai parlando, cioè Sandro ha già anticipato qualcosa sulle convocazioni in ottica europea? Oppure... No, però secondo me merita, comunque per come sta giocando, per determinate cose, penso che Fabio comunque meriti di stare nazionale, ecco, anche perché comunque è più giovane di me di diversi anni, 4 anni se non sbaglio. Comunque sta facendo bene qua a Canottieri, qua abbiamo un suo compagno di squadra, ti dico, merita il posto. Matteo, tra i giovani chi pensi possa avere più chance di convocazione europea? Allora, dico Alessandro Velotto, perché è il mio compagno di squadra e lo vedo tutti i giorni allenarsi con me, ci alleniamo ormai, sono 10 anni penso che ci alleniamo tutti i giorni insieme, e secondo me è un giocatore che potrà diventare uno dei più forti giocatori italiani per il futuro, e già da adesso sta dimostrando, sia con la Canottieri sia quando viene chiamato in nazionale con Sandro Campagna, di essere già al momento un giocatore molto forte e che ha un grande futuro davanti. Sì. Quindi secondo te Belotto unico giovane o no. Però ci sono anche altri tre, come già detto Sascha, Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli e Nicolas Presciutti, che si giocheranno sicuramente i posti, un posto, due posti per andare all'europeo. Ok, quindi questi quattro ragazzi. Fabio, ci sono anche altri senatori che però stanno avendo un po' di turnover da Sandro Campagna. Ne cito tre: Felugo, Presciutti e Gallo. Immaginare una nazionale senza uno di questi tre giocatori è... Non so, fantapallanuoto o altro. Sì, secondo me sì, è un rischio troppo grosso su giocatori che secondo me messi in acqua già danno fastidio solo la presenza di tenere in bagnomaria. Quindi non lo so, io non perché sta qua, ma un pezzerino pure su di lui lo farei tranquillamente. Sadovi? Morelli? Su Matteo. Però certo. Capiti sempre che io non è parlo di Canottieri, no, perché ecco, ti dare dentro ragazzi così giovani, certo. Sai, ti danno sempre quel ma guarda, noi a Napoli loro stanno dimostrando veramente di... Io ho fatto un battibecco proprio adesso sia con Fabio Bengi che con Violetti, no? Chi può negare che loro hanno vinto di tutto quello che c'era da vincere, specialmente Fabio, no? Come Carlo e tutti gli altri.
È chiaro che gente che ha vinto di tutto, che te li metti nell'acqua, non è motivata. Tu prova a mettere un ragazzo giovane e gli fai capire, provarlo, capito? A dire, sei in acqua. Come ha detto lui, Velotto è lo stesso Morelli, come tanti altri giovani che stanno in Serie A1, io un giro ogni tanto io lo farei fare tranquillamente. Campagna, però, da questo punto di vista. Insomma, sì, sì, la stanza, le porte sempre aperte. Proprio la decisione di lasciare un anno di riposo a Feluco e Presciutti sta aprendo le porte, sì, a tanti ragazzi. Oltre a quelli citati ce n'è un altro, un ragazzo napoletano che si sta facendo, ritagliando un bello spazio, Vincenzo Renzuto, già ha fatto qualche esperienza, però io parlavo di ex novo, cioè proprio di ragazzini ex novo. Io penso che a livello di collegiali magari possano anche entrare, io penso che Renzuto invece sia tra quelli in corsa per un posto anche nelle manifestazioni più importanti che aspetto a cominciare da adesso, insomma, sono gli europei. È uno di quei ragazzi sui quali Campagna a quanto pare vuole puntare, come Velotto e come gli altri che hai citato. Da questo punto di vista la competizione è piuttosto ampia, perché fortunatamente le nazionali giovanili negli ultimi anni hanno cominciato a ottenere ottenere ottimi risultati, ma la cosa più importante sono tornate a produrre dei giocatori di livello, insomma, internazionale. E poi, correggimi se sbaglio, sul podio a Zagabria, Shanghai e Londra nessun napoletano abbiamo visto. Nessun napoletano, Valentino Gallo, insomma, Valentino possiamo Gallo, ritenerlo ma oramai un napoletano acquisito, è qui da tanto di quel tempo, che è da quando aveva 16 anni, 17 anni, quindi insomma è un napoletano acquisito. Torniamo sempre alla vecchia polemica: se non iniziamo a lavorare bene sulle giovani, sul settore giovanile. Però questo si è fatto, insomma, negli ultimi anni un cambio c'è stato, un cambio di rotta c'è stato, i ragazzi sono tornati. Alessandro Velotto è una testimonianza, Renzuto è un'altra, ce ne sono altri ragazzi che stanno emergendo e possono trovare spazio, anche perché c'è un selezionatore che adesso è attento comunque agli input che gli arrivano dai ragazzi più giovani. Fabrizio, ma tra quanto questa nazionale può diventare competitiva? La nazionale è già competitiva perché negli ultimi anni ha vinto, insomma, un mondiale, è arrivata seconda alle Olimpiadi. Per restarlo c'è sempre bisogno di un ricambio generazionale, e Campagna da questo punto di vista si muove benissimo. La cosa interessante adesso, più che altro, magari guardarla dal punto di vista di Napoli, no? Napoli adesso sta tornando a proporre dei giocatori interessanti, sia che non, insomma, dei giocatori che non sono cresciuti qua, il caso di Sasha che è venuto a giocare qua a Napoli e ha fatto, insomma, sta facendo un ottimo campionato nonostante le difficoltà di questo periodo dell'Acqua Chiara, sta facendo un ottimo campionato. Insieme a Di Costanzo e Petkovic, il migliore. No, io dico proprio su della sua carriera, penso che quest'anno ha giocato con De Crescenzo, sta giocando un'ottima pallanuoto. Paolo sta facendo un ottimo lavoro e anche un'ottima notizia per la pallanuoto napoletana, che anche l'anno prossimo è confermato, Paolo, perciò un'ottima notizia. Concludendo il discorso, diciamo, a parte ragazzi come Sasha, come Fabio Baraldi, che è provenuto a Napoli tempo fa e adesso tramite la Canottieri è tornato in nazionale, il Posillipo, abbiamo detto Renzuto, insomma Napoli sta tornando nella nazionale, questa è la novità, è la cosa interessante. Anche perché diceva Gallo, Gianluca, che appunto questi ragazzini che adesso stanno entrando nel settebello di Campagna, per la loro categoria sono dei top player, campioni del mondo, quindi l'esperienza internazionale si può dire che ce l'hanno, e come? Due mondiali. Sì, sì, sicuramente giocatori appunto come ha detto Matteo, come Velotto, e fin da piccoli io ricordo che abbiamo sempre giocato contro, mai vinto, perché appunto la loro superiorità si vedeva fin da piccoli. Sicuramente oggi si stanno affermando sempre di più, per questo motivo anche il campionato di A1 che stanno facendo, stesso i ragazzi della Canottieri, ma anche qualcuno del Posillipo, ad esempio Foglio o comunque Russo che si sta inserendo piano piano, per me sono molto competitivi. Lo stesso Renzuto, che ormai già da anni disputa campionati di A1, possono prendere parte già alla spedizione europea fra qualche mese. Ecco, giusto per concludere, Renzuto a 15 anni quando giocava nell'Adion e poi quando l'anno dopo è andato al Basilicata Nuoto a 16 anni faceva 40 gol in un campionato nazionale. 40 gol in Serie B quindi a 16 anni, cioè una cosa mostruosa. Come anche ricordo Fabio quando giocavamo, sì, era ragazzi, quando anche lo presi ragazzi. Sì, no, tra l'altro quando anche io giocavo nell'Avion Contea l'anno che siamo poi saliti in Serie B, facevamo allenamento con la Canottieri Napoli, Matteo, sì, Alessandro, sì, Umberto, che avevano 15-16 anni, sì, e non ci facevano vedere una palla. Sì, e già si vedeva. E già, insomma, si vedeva la caratura. Certo. Ma poi comunque ti dico di più, tutta questa giovanile che ho portato, tra qualche anno li vedrai tutti quanti in Serie A. Speriamo, speriamo. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo.
E noi adesso andiamo avanti perché è venuto alla Scandone, sì, insomma, poco tempo fa, con la sua squadra, col Prorecco, e ci siamo fatti due chiacchiere, quindi col tecnico, con Pino Porcia, che ci ha parlato un po', ci ha detto delle cose sulle tre squadre napoletane e poi insomma ha fatto dei commenti sui nuovi regolamenti. Sentiamo. Pino Porzio, tecnico della Prorecco. Allora Pino, con te vorrei fare un attimo un pochino l'analisi di questo campionato, di questa Serie A1, soprattutto sai, Controfuga è una trasmissione partenopea napoletana, anche un pochino affrontare la realtà di queste tre squadre napoletane di Serie A1. Ah, sicuramente stanno facendo molto bene, la canottiera è partita all'inizio campionato strepitoso, non è facile quando si arriva dalla 2 adeguarsi subito al ritmo della 1. Posillipo e Acqua Chiara stanno rispettando i pronostici, stanno mantenendo fede a quello che era, a quelle che erano le aspettative, sono uscite a testa alta, l'Acqua Chiara addirittura andando a vincere i russi, peccato per la partita in casa, ma non è facile per Volgo, che è abituato da tanti anni a giocare in Champions e in Coppa, mentre il Posillipo forse con l'assenza di Gallo alla fine di una gara così importante è stata decisiva, però sono tre squadre che stanno facendo onore alla pallanuoto campana, ma soprattutto alla pallanuoto italiana. Ecco, si è ritornato sulla panchina della Prorecco, adesso dopo l'Acqua Chiara aspetterà la Champions dopo il turno di sosta di campionato, andrete a Rijeka. Sì, abbiamo a mio avviso di fronte la squadra più forte in questo momento a livello europeo, una squadra completa sia come uomini in rosa sia proprio come varietà di colpi, giocatori sia statici molto forti, centro Boda, Radu, Muslim che può raddoppiare, i fratelli Varga insieme allo spagnolo danno anche garanzia di imprevedibilità, quindi sarà molto difficile per noi, però stiamo lavorando, stiamo bene, abbiamo già fatto un passo avanti importante contro lo Juve, che probabilmente potrebbe essere la nostra diretta concorrente alla seconda piazza utile, abbiamo questo piccolo vantaggio della differenza reti, però mancano 4 partite, non sarà facile per nessuno. Ecco, dopo lo scorso anno che sei rimasto ai box, hai voluto prenderti questo anno sabbatico, sei ritornato con queste nuove regole, questo nuovo regolamento, è cambiata qualcosa rispetto a 2 anni fa? L'hai vista cambiata in qualcosa la pallanuoto sotto l'aspetto regolamentare? Ma più che nuove regole mi sembrano puntualizzazioni a quello che già è vecchio regolamento. A livello internazionale è cambiato poco o nulla, a livello nazionale magari gli arbitri sono più fiscali, a noi tocca il compito di adeguarci a questa visione differente, che poi è sempre stata la caratteristica della pallanuoto, che è uno sport di valutazione, perché oltre a quello che facciamo noi c'è il giudizio dell'arbitro, che non è mai uniforme ma spesso è, come dire, un giudizio individuale, ognuno ha la sua visione, la cosa difficile è proprio cercare di creare uniformità, è difficile, molti sono giovani, sono tanti errori, però noi dobbiamo andare avanti. E allora, questo è il parere di Pino Porzio, diceva giustamente erano regole che già c'erano, erano preesistenti, sono state solo scritte, puntualizzate, poi chiaramente la pallanuoto è uno sport soggettivo, gli arbitri hanno la propria visione, però volevo chiedervi di questa nuova proposta che è uscita di giocare a 25 metri a 6 giocatori, questa tra l'altro, per precisare, è una proposta che è stata fatta alla riunione FINA a Cancun in Messico, quindi si è riunito il bureau della FINA per proporre questa cosa, è uno degli argomenti che è uscito. Abbiamo un minuto e mezzo, velocissimo, favorevole o contrario, Sascha Sadove, a questa proposta? Contrario. Contrario? Matteo? 25 metri, 6 giocatori? Contrario. Fabrizio? Assolutamente contrario. Fabio? Secondo me c'era troppo su di me. Gianluca? Anche io contrario, assolutamente. E poi si vuole cercare di alleggerire questo scontro fisico facendo... In realtà si vuole... inventare un altro sport, perché la regola, una delle scandalose, è quella del vietare il fallo semplice, eliminare il fallo semplice, sì, no? Sì. Quindi si trasformerebbe la palla a nuoto in una sorta di palla a mano in acqua, per cui arrivano i giocatori, si schierano, non ci si può toccare, al primo tuo contatto si va fuori. Sascha, per te che sei centro boa sarebbe... Questa sarebbe fanta pallanuoto. Sì, però ti dico, come ha detto appunto, magari c'era troppo sole, qualche birra in più, qualche cerveza. Vabbè, dai, Cancun, il Coco Bongo, no? Una serata al Coco Bongo. Va bene. Noi ci fermiamo per la seconda volta ed ultima, perché torniamo con l'ultima parte di Controfuga, quella con le nostre rubriche. A tra poco.
E li abbiamo visti inquadrati prima, ci sono i ragazzi della scuola nuoto del Bo Aquavion. Buonasera ragazzi, volevamo insomma fare... Sì, stavi dicendo? Volevano dire qualcosa forse? Hai detto solo buonasera, perfetto. Allora, volevamo parlare con te che sei il loro tecnico. Tecnico sì. Allora, ciao, buonasera. E, insomma, dimmi un po', sì, ragazzi, innanzitutto come si comportano, come si allenano? Sì, ragazzi, sono bravi. Si comportano bene. Diciamo, io sono contento anche perché loro vengono in piscina anche quando non devono. Diciamo, quando hanno un giorno di festa, stanno comunque tutto quanto. E questo è un fastidio? È una cosa... No, alla fine è una cosa bella, è una bella cosa. Loro sono sia squadra under 13, under 9 e under 11. Sì. L'under 13 stiamo andando abbastanza bene, diciamo che hanno incominciato da poco e stiamo giocando contro squadre che comunque stanno insieme da 2-3 anni, quindi stiamo andando abbastanza bene. Poi under 9 e under 11 stiamo giocando nel nostro impianto a Brusciano, dove anche lì stiamo andando molto bene. Che tra l'altro abbiamo vinto vedendo, tre partite su 4, con i piccoli under 9 ne abbiamo vinte 2 su 2, quindi diciamo è stata che non domenica ci possiamo una manifestazione, la manifestazione sì. Acqua Gol a Brusciano, ci sono le immagini che stanno scorrendo adesso, ce ne vuoi parlare? Sì, certo, è un torneo a 8 squadre under 11, abbiamo ospitato noi le prime due giornate, la domenica scorsa hanno avuto anche dei gadget del Napoli, tutti i ragazzi, e alla fine si sono buttati in acqua anche Postiglio, Bencivenga e Violetti, hanno giocato uno in una squadra, uno in altro. È una bella iniziativa che comunque loro porta loro comunque ad accanirsi e a stringersi ancora attorno a questo sport. Certo. Quali sono i prossimi appuntamenti, Peppe? Giochiamo domenica under 13 in casa con lo Sporting Napoli, mentre under 11 abbiamo due partite sia con il Sagreo che Sagreo e Volturno, sì. Mentre poi con l'Under 9 andiamo a San Mauro e giochiamo contro San Mauro anche lì. Siamo abbastanza pieni, diciamo. Hai dovuto appendere la calottina al chiodo tu per stare... Sì, a 31 anni va bene così, è meglio curare loro. Ci vuoi presentare qualcuno della tua squadra che... Guarda, magari io sono di parte, quindi sì, ti presento il portiere. Dov'è Vittoria? Eccolo qua. Buonasera. Ciao, buonasera. Come ti trovi con Peppe, bene, col tuo allenatore? Bene? Sì, bene. Avete vinto poco. Qualcosa in particolare? C'è qualche cosa? C'è qualcuno dei tuoi ragazzi che ha vinto qualcosa di importante? Insomma, ce ne vuoi? Sì, voi! Allora, diciamo, ci sono loro, allora facciamoli parlare. Allora, diciamo che noi l'anno scorso siamo andati a fare un torneo internazionale a Bawaba, a Legnano Sabbiadoro, e siamo arrivati terzi, con i più piccoli, con i 2004 e 2003. Quindi dai, questo un ottimo, applauso, è un ottimo bravi risultato. Bravi ragazzi! Bravi ragazzi, avanti così, allenatevi sempre con lo stesso piacere questo, di cui sì, ci stai parlando. Anche perché quest'anno ritorna alla Bawaba, eh? Torna sì, appuntamento a fine giugno, andremo anche noi. Poi ne parleremo, Bawaba. Tra l'altro verrà Bruno Cufino e parleremo anche con lui, che è il presidente dell'associazione Water Polo Development, quindi parleremo di questo bellissimo torneo. Mentre intanto, Paola, c'è da dire una cosa importantissima. Eh sì, ne volevamo parlare perché domenica 23 marzo 2014 alle ore 9 allo stadio del nuoto di Caserta in via Laviano c'è un appuntamento importante, c'è il primo trofeo di pallanuoto, una controfuga per la vita, ed è insomma una cosa che è molto importante perché è un evento di solidarietà per la ricerca scientifica insieme a Onda Nuoto di Caserta e i volontari di Caserta dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma, e quindi insomma il ricavato andrà tutto per la ricerca ed è molto importante. Vorremmo anche far vedere la locandina, se magari possiamo inquadrarla. Sì, tra l'altro ci sarà anche la presenza di Massimo Giacoppo, che è testimonial dell'evento, per cui siamo anche onorati di prendere il nome del trofeo. Ci hanno chiamato proprio per dirci questa cosa, a noi ci fa veramente quindi molto ricordate molto piacere. Una controfuga per la vita domenica sempre. Allora, in bocca al lupo ai ragazzi dell'Avion e a Peppe Testa per il proseguo del campionato. Grazie, crepi. E quindi lo dicevamo prima, Serie B al giro di Bo, andiamo a conoscere i prossimi impegni di Aquavion e Cesport.
Giro di boa in Serie B maschile con del Boa Aquavion e Zurich Barbato Cesport che possono ritenersi ampiamente soddisfatte di quanto compiuto in queste prime 9 gare della stagione. I grigioverdi, dopo le due sconfitte maturate nelle prime 4 partite di campionato, viaggiano con una media punti pazzesca, vincendo tutte le ultime 4 gare disputate dopo il turno di riposo scontato alla 5ª giornata. La formazione di Bencivenga sembra aver trovato la giusta amalgama e cresce partita dopo partita grazie al prezioso apporto dei nuovi giocatori arrivati in campagna di mercato. La formazione di Brusciano è al secondo posto in regular season ad una sola lunghezza dal duo Roma 2007 Pescara che guida la classifica. Sabato prossimo si partirà la volta di Latina, la squadra che alla prima di campionato riuscì a strappare 3 punti alla corazzata partenopea. Ci vorrà la massima concentrazione e determinazione per espugnare una vasca che lo scorso anno disse male alla Del Bo, che si vide sfumare per un soffio la promozione in A2. La Cesport invece da neopromossa stanzia a metà classifica quota 11 punti, la formazione di Giancarlo Vasca e la rivelazione del girone 4 insieme ai corregionali della Rarinantes Arechi. I gialloblu fanno della Scandone un fortino inespugnabile su 4 gare casalinghe, infatti 2 vittorie e 2 pareggi. Serve però aggiustare la media fuori casa, dove finora la compagine vomerese ha vinto una sola gara, ottenendo però ben 4 sconfitte. Vittoria esterna che potrebbe già arrivare sabato contro la Rarinantes Taranto, rivale diretta per la salvezza nella piscina comunale di Bari. Presidente, coda, massima concentrazione, massima determinazione per questa trasferta di Latina contro quella squadra che vi fece un brutto scherzetto alla prima di campionato. Sì, non vorrei stare nei panni degli atleti sotto le grinfie di Fabio Bencivenga, che comunque, come ho sempre detto, non ci sta mai a perdere. Lui è grintoso e io lo chiamo il Conte senza il parrucchino, sai, per drammatizzare, perché magari se lo vedi sul bordo vasca è molto calmo, ma in allenamento come negli spogliatoi riesce a trasmettere quella carica e quell'agonismo. Chiaramente noi abbiamo costruito questa squadra per dare poi spazio un domani ai più giovani e farli fare esperienze in un campionato dove io dico sempre che la Serie A1 è uno sport, la Serie A2 ne è un altro, la Serie B è tutt'altro ancora. Quindi speriamo che insomma non pecchino di presunzione proprio i miei ragazzi, perché magari si sentivano troppo superiori la prima giornata. Non è tanto, è vero che se sbaglio stavamo avanti di 4-5 gol, sì, e poi sì, ci hanno recuperato, perché poi se si entra in palla penso che tutto diventa più difficile. Li vedo molto concentrati in questa settimana, quindi sicuramente perlomeno faranno un bel gioco, visto che è stata dura. Fabio, vedere tutti questi bambini che si divertono a giocare a pallanuoto, come è successo domenica a Brusciano, che emozioni ti suscita? No, guarda, sono emozioni, Paola, fortissime. Io non avevo idea, perché comunque ho seguito sempre la prima squadra, i giovanili, poche volte. E ti dico che già dall'anno scorso alla Bawaba questi mi fanno piangere. Cioè, quando segnano in un campionato, veramente, guarda, io mi commuovo. No, ma è la verità, perché vedo veramente la purezza del gioco e la cattiveria, tra virgolette, agonismo allo stato puro. Quindi io non me ne perdo nessuna. Mi rammarico quando devo andare, ci sono due partite, 2005 che giocano una parte, 2004 che giocano un'altra, gli under 13. Non sai come dividerti. Vorrei stare su tutte le altre. Purtroppo, fortunatamente, mio figlio gioca nella 2005, quindi sono costretto quasi a stare là. E lui è più portato a fare il difensore, quindi il gol ne fa pochi. Però adesso quest'anno abbiamo acquistato in prestito due ragazzini per quanto riguarda la Bawaba al 2005, che sono Kevin e Filippo, che sta là, Lorenzo, che quest'anno ci divertiamo pure alla Bawaba con loro. Dai, sono forti. Sono dalla San Mauro, questo è un lavoro di Cristian, che ci tengo a dire che Cristian e tutta la sua equipe, insieme al Salerno e insieme anche alla scuola di Vomero di Tiberio,
sono le uniche società che veramente sul settore giovanile stanno lavorando alla grande. Io aggiungo anche la Reghi, sì, il Salerno, ho detto il Salerno come scuola, grandissimo lavoro, perché quello che hanno tirato fuori la Canottieri qualche anno fa, se ti ricordi Gianluca, adesso sta tirando i frutti, cioè questi sono ragazzini, come ti dicevo, che giocano a memoria. Si è capito, sì, è vero, è vero. E allora in bocca al lupo all'Aviano per i prossimi impegni. C'è Sport Gianluca che invece andrà a Taranto, scontro diretto senza alcun dubbio contro una delle dirette concorrenti per la salvezza. Sicuramente col Taranto sarà una partita, appunto, un scontro diretto per la salvezza, ma dopo ne avremo altri due con la Cicastello in casa e il Palermo fuori casa. Sono tre finali che comunque servirà a vincerle tutte e tre per prenderci questa salvezza che è appunto il nostro obiettivo da inizio anno. Poi comunque, come spesso è capitato in trasferta, certo siamo venuti a mancare. Forse comunque la nostra inesperienza non ha portato i suoi risultati, anche se comunque in casa contro chiunque non è venuto a giocare ha trovato delle difficoltà. Vedi anche il Sette Scogli alla penultima giornata di andata, che è comunque una delle favorite per la promozione in A2, è venuta in casa nostra e ha pareggiato. Noi comunque la squadra c'è, perché siamo presi comunque dall'entusiasmo di voler prenderci questa salvezza il prima possibile. Comunque la trasferta di Taranto non è facile, e tantomeno quella di Palermo, che appunto in casa nostra abbiamo pareggiato 10-10, magari forse buttando qualcosina perché doveva arrivare una vittoria. Con la Cicastello all'andata fu molto sofferta, anche un po' per colpa dell'arbitro. Questo comunque va detto. In casa dovremmo comunque giocare meglio, sicuramente. Servirà un arrembaggio a Taranto? Sì, a Taranto assolutamente sì, perché è la prima e fondamentale vincerla, anche per proprio una questione psicologica, penso. Per questo motivo la squadra comunque è pronta. Abbiamo approfittato del giro di boa per riprendere un po' le energie e concentrarci più sugli allenamenti. E allora noi, Gianluca, facciamo un grosso in bocca al lupo a te, alla Cesport, per la sfida con la Rarina Testara. Davvero. E noi andiamo subito al volo alla nostra rubrica, all'intervista fotografica. Questa settimana la proponiamo ad un ospite in studio a noi molto gradito. Fabio, sei tu, Fabio Coda. Allora, partiamo subito con la prima foto, se no non ce la facciamo, non abbiamo tempo. Guarda che ti abbiamo trovato, guarda. Eccolo qui. Non so se si può... riuscite a vedere l'espressione di Fabio? Questa è la sbaffia. Stavo facendo... Ecco, questa che tecnica è? No, non è nessuna tecnica, era una dimostrazione che stavo facendo un bambino che stava nell'acqua, che quando faceva sempre le smorfie, no? E quindi, e mi ricordo in questa piscina c'era proprio anche Benji e c'era Francesco Postiglione, sì. Andiamo subito alla seconda fotografia. Andiamo subito. Allora, io qui vorrei appurare che tipo di costume era quello? Fabio. Il primo a destra. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questa foto. Questa ti dico che praticamente quell'anno veniva Gianfranco Zola da noi. A fare cosa? A nuotare, questa è la piscina che stavamo con le mie. E non mi ricordo per quale motivo mi fece il bagno, non mi ricordo bene. Comunque io questo c'avevo la magliettina sopra. Non mi ricordo che chiedere. Ma scusami, mi sembra un costume anni 20, no? No, questo è da ciclismo. Da ciclismo, perché è il film Totò, un turco napoletano. Io comunque vengo anche dall'aerobica, quindi io anni addietro sono uno dei pochi istruttori di step della Reebok riconosciuti. E quindi probabilmente facevo lezioni di step. Eccolo perché. Va bene, andiamo avanti. Allora, qui. Qua c'è Benitez, se come vedi con la maglietta c'è Benitez. Sai chi è quello? Federico Calvino. Guardi, è Benitez. Sì, è vero, è vero. Allora, c'è anche un giovanissimo, vediamo se lo indovini, se lo vedi. C'è un giovanissimo conduttore. Tanti chili fa. C'è Gianluca, sì. Non c'è siamo Gianluca. Cattivi, dai. Sì. Questa è una delle squadre più belle che ho. E c'era anche un giovanissimo Peppe Testa con la calottina rossa. C'è Peppe Testa, c'è Ernesto Sacco, ci sono tanti bei giocatori. C'è... come si chiama? Ti ricordi a Rigio? Iacomino. Paolo Pariso, Dario Sacco. Grande. Andiamo avanti. Questo è tuo figlio. Lui è stato in panchina da sempre, come puoi vedere. Forse non se lo ricorda neanche che stavamo là. Questa è la promozione dalla Serie C, che ti ricordi, no? Sì, sì. E lui decise di stare in panchina. Io con tutto, gli ho regalato di tutto per farlo cambiare sport, dalle scarpette a calcio. Tant'è vero fa calcio, ma lui dice che... Pallanuoto.
Così è DNA. È una malattia, è la nostra malattia. Ma guarda, io voglio legarmi a, io penso, e lo dicevo da sempre, no? La palla a nudo va vista. Tu una volta che se guardi, infatti tante volte lui è abituato a vedere, come lo stesso Tommy Silipo, no? Sì. Che hanno nuotato insieme, a volte fanno degli atteggiamenti totalmente sbagliati, però perché l'hanno visti, certo. Non perché ce l'hanno innati, hanno visto al padre, ma lui sicuramente alle partite che va a seguire. Andiamo subito a commentare questa invece, questa è una protesta di Sergio Dabundo. Questo è mio amore, ragazzi, lasciatelo stare, questo è uno dei ragazzi che mi sono ritrovato sempre vicino, sempre lui sì, un rigore negato all'ultimo, se non mi sbaglio era Mare Chiaro, Mare Chiaro. Prima di campionato Serie C, l'anno prima della promozione. Sì, e lui voleva essere spiegato insomma dall'arbitro per quale motivo ha generato rigore, quindi. Benissimo, allora andiamo avanti, questo è il tuo impianto. Il mio impianto, fortunatamente. Questo l'ho seguito da anni, io tenevo forse 15 anni che desideravo sempre una vasca mia, non a caso insomma io fine l'anno scorso eravamo l'unica squadra in Campania a non avere mai avuto veramente degli spazi acqua. Andiamo subito tutto... anche all'altra fotografia, così magari continui il discorso. Eccoli qua. Con i tuoi soci, no? Sì. Sì, chiaramente l'unico che non c'entra proprio è il vicepresidente, Francesco. Che in onore, perché siamo legati da un'amicizia ventennale, quindi ci siamo divertiti. Quello al centro, il fisico più grosso, è il nostro socio costruttore, colui che ci ha permesso e ci ha dato la possibilità di costruire tutto questo sogno, no? Perché avere un impianto di quella... Io a volte ci vado la mattina, me lo guardo e dico ma sto sognando. Siamo a Bolzano. Bravo. Infatti ieri stavo sul lettino a prendere il sole e dicevo, chissà se un giorno mi sveglio e mi trovo di nuovo nella mia piscina 20x8, dove tu ti sei allenato per tanti anni, dove ti atteggiavi che facevi 100 vasche, perché la vasca era 20 metri. So. Grazie. Grazie Fabio Goda. Grazie a voi. E noi salutiamo velocissimi tutti i nostri ospiti, siamo al termine. Grazie Sasha Sadovi per essere stato grazie qui con noi. Voi. Grazie Matteo Morelli grazie, per essere stato a Controfuga. Tutti. Grazie al nostro grazie amico giornalista Fabrizio Napoli. Grazie a Fabio Goda. Grazie a voi. Grazie a Gianluca Illuminato. Grazie e grazie a Peppe Teste, ragazzi del Bo Acqua. Il mio grazie va anche all'operatore, il nostro operatore, alle telecamere Salvio Turco, in regia Federico Scatozza e Mario Chidini. Grazie mille. E noi ricordiamo che andiamo in onda ogni martedì alle 20:30 su Teleluna e Luna Sport ed in streaming sul sito www.lunaset.it. E allora, puntata terminata, non mi resta che salutare Paola Verrazzo. Grazie Paola. Ciao Gianluca, buonasera a martedì a tutti. Prossimo. Grazie amici da casa per la cortese attenzione. Vi rimandiamo come sempre alla programmazione sui canali TV Luna, Luna Sport, come ogni martedì. Vi auguriamo buona controfuga a tutti. Questo programma è stato offerto da